C'è nessuno? Ieri a Trentullo ha causato notevoli danni al materiale rotabile e 4 feriti tra i passeggeri. Il Presidente della Repubblica ha inviato ai parenti delle vittime 8 telegrammi di cordoglio esprimendo la solidarietà sua e di tutto il popolo. Mi manda Don Ciccio. Vi abbiamo letto. Don Ciccio canta la messa. Notizie del giornale radio. Bevete Jim Fitz Peio, cocktail dei giovani. Di seta, da tono, da energia. Bevete tranquilli, è meglio. In avanti. Minchia. Saluto, cazzo. Mizzica. Sessualmente pericoloso. E ti chiami Michele Cannarrita, figlio di Mastrangeo Fallegname, quello della cassa da morto? Nipote. E cos'è per salvarti la pelle Don Ciccio da me, domanda? Ma tu, oltre a ingravidare le femmine, che sai fare? Come lavoro, intendo. Tutto, possiamo comandarsi, tutto, tutto. Allora niente, ho capito. Che scuola hai fatto? Terza elementare. Ah, capite bene. Lo sai che qui pure gli scopini sono ingegneri. Con la terza elementare manco lo stappacesso te fanno fare. E dove te devo mettere? A Don Ciccio lo devo servire. Pronto, qui Fichera, è il barbiere che parla. Con la signora Granpugnani vorrei parlare. Ah, sì, con comodo, aspetto. Smettila di fare girare quella coppola e siediti. Sessualmente pericoloso.
Levati il berretto di testa quando sei in casa altrui. Qui a Bergamo offesa è. Pronto, buongiorno signora Granpugnani. Mi perdoni se a quest'ora l'importuno. Ma forse ci avrei il giovane che potrebbe andare bene per lei. Pure ora se vuole. Sì, ce lo porto subito a vedere. Accompagno questo paesano e torno. La cammina, va. Ma tu proprio a quest'ora dovevi arrivare, disturbare la gente all'ora di pranzo. Ma il treno ora arrivò. Ma quale treno il treno? Rispondi soltanto quando sei interrogato. Comunque, se tutto va bene, ti trovo uno di quei posti, una nicchia, una bomboniera, dove se non sei fesso ci starei bene per tutta la vita. Oh, intendiamoci, Don Ciccio te ne ha dette le condizioni? No. Allora te le dico io, e ficcatele bene in testa così non te le dimentichi. Il primo stipendio, poco o tanto, ce lo mandi a Don Ciccio, perché ci aspetta. Il secondo stipendio, invece, ce lo mandi pure a Don Ciccio. Al paese nessuno deve sapere dove stai, se no ti trovano e... Ci penserà lui a recapitarla a casa tua. Del terzo stipendio me porta la metà. Del quarto pure. E il quinto invece me lo porta tutto. E io che piglio, caffè? Dal sesto in poi te tene tutto, va, cammina. Pronto al suo. Vedi, qui nella città alta gli industriali ci abitano, signori. Se io ti piazzo qui, c'hai la fortuna di non sporcarti le mani nelle loro fabbriche. Qui c'è la crema dei signori. Che fai, muove, andiamo. Guarda, guarda in che palazzo ti metti a vivere. Oh, non facciamo come fai fare cattiva figura, eh. Io ti piazzo con gente di prima scelta, sate presentare pulito, educato, e soprattutto non fare coglionate come quelle che hai fatto al tuo paese. Prima o poi le paghi pure qua. Quell'affare è come un'arma, saperla usare bisogna. Uccide più la minchia che la spada, ricordatelo, cammina. Che spussa, Maria Vergine. Dio, che spussa. Ehi, ascolta! Ma cosa diavolo te ha messo dentro quella sporca valigia che te se porti drio? Cacca, a giudicare dall'odore. Del disini, che bisogno c'era di portare sul bagaglio? Non sai neanche se ti prendono. E guarda che scarpe che hai. Ma le sei quelle che le sporca. Dio benedetto, ma cosa sei che te ha pestato? Cosa sei che te ha pestato? Cosa sei che te ha pestato? Vada via anche. A te e tua madre. A te e tua madre. A te e tua madre. Beh, di Cenerentola. Cavate le scarpe che te mi spurca tutta la mucchetta. Te te li rinfile per la strada quando te va via. Scusa, se non volevo. Non ti decasse da imballaggio per merce delicate, ma mi fu garantito da persona di fiducia. Se non bastasse io... Oh, signore, io volontariamente... Non si preoccupi, Fichera. Ha già prestato servizio? Veramente no, ora è arrivata alla Sicilia. Forse ci vorrà un po' di pazienza a istruirlo, ma imparerà subito. È un ragazzo intelligente, pulito, si presenta benissimo. Va bene, lo faccio entrare. Certamente, signore. Michele. Puoi passare, la signora ti vuole vedere. Ma come ti presenti davanti a una signora, grandissimo cornuto? Come ha detto che si chiama? Cannaretta Michele per Saint-Ville. Vieni avanti, Michele. Lei comunque può andare adesso, Fichera, e grazie. Mio dovere, signora. E se non ci dovesse andare bene? Ma deve solo telefonare, che ce la venga a ritirare. Passiamo la mano. Siediti, Michele, ti voglio fare qualche domanda. Serva vostro, signore. Hai fatto strage al tuo paese, eh? Ma è proprio vero? Purtroppo. Devi essere un uomo pericoloso per le donne, Michele Cannaritta. Sono le donne pericolose per mia, signora. Ammazzare mi volevano. Chi? Le donne? No, quelle no. Ma quelle ci faceva piacere. I parenti furono. Senti, Michele, io ho bisogno principalmente di un buon cameriere che non mi combini pasticci. In casa ci sono delle donne, tu mi capisci, vero? E come, non capisco. Comunque faremo un periodo di prova. Passami con la vestaglia, prego. Subito. No, non così. Guarda. Così, Ecco, bravo. E questo vale per cappotti, pellicce e tutto il resto. È arrivato l'ingegnere, vieni. Amanda! Dina! Mai nessuno quando arrivo io, eh? Ah, sei Michele! Sta venendo giù con la sciura! Ehi, Michele! Ciao, amore. Ehi, là. Come stai? Ecco. Sei stanco? Beh, insomma, un pochettino. A chi è quel becilla lì? Piacere. Michele, prendi sui fucili dell'ingegnere. Com'è andata la caccia? Benissimo, dunque abbiamo preso 17 fagiani, 33 folaghe e 24 lepri. Di qua. La caccia più bella della stagione, guarda. Ma chi è poi quel tipo lì? Lo sai che forse abbiamo trovato il nostro nuovo cameriere? Ah, sì?
Ma cosa vuoi che si intenda il picchiere di camerieri? Quello lì al massimo si intende ma di braccianti. Ma no, questo qui mi pare proprio un bravo ragazzo, pieno di buona volontà e poi guarda, soprattutto intelligente. Stavo cadendo. A me quello lì mi par proprio un bel pirlo. Non gli vado a fare una bella roba, vai, mandalo giù dal mezzino in clinica a fargli fare una bella visita generale. Certo. Le lastre, il sangue e tutto il resto. Perché con sti terroni qui è meglio proprio non fidarsi. Magari c'è anche il tracoma. No. Allora. Canaritta? Mi senti? Sì, lo vedo. Il nome di battesimo voglio. Michele. Michele. Avanti, spogliati. Professione cameriere. Anni? 29. Malattie? Tutto. Senti, ti ha mai visto nessun medico a te? No. Ma il militare l'avrei fatto, alla visita di leva non ti hanno detto niente? Non lo feci servizio militare, figlio unico di madre vedova sono. E con le donne come ti trovi? Benissimo. Ma sfido io. Beh, Sorbolo, io in 30 anni di carriera ne ho viste di cose incredibili, ma come questa qua... Maria? Sì, dottore? Prepara una scheda speciale e tienla in evidenza. Cannaritta Michele, anni 29. Alla palpazione si evidenzia triorchismo imponente. Dottore, mi posso rivestire? Si rivela al contempo un eccezionale sviluppo del glande... e un pronunciato prolasso della verga. ...che si palesa abnorme come tutto l'apparato in esame. Ma quella, guarda, mi posso rivestire. Eh? Ah, sì? Sì, per babbo. Che cosa c'ho? È pericoloso. Sì. Ma non per te. Senti, torna qui domani che voglio farti qualche lastre. Il tuo è un caso che merita di essere studiato. Dottore, parlasse chiaro. Io non mi offendo. C'è qualche cosa che non va? No, va tutto bene, anzi, troppo bene. Non capisco. Ecco, vedi, bisogna che io ti spieghi. Tu ce n'hai tre invece di due. È rarissimo. C'è stato un caso come il tuo proprio qui a Bergamo, 500 anni fa. Ecco, guarda, Bartolomeo Colleoni, il grande condottiero. E lui D'Annunzio disse, triplice gli ebbe il carnal segno della maschia possa. Hai vista la sua cappella? Io no. Ah, ma allora devi vederla subito, il sepolcro del grande. Ciao. Come va? Dai, cerca di essere. Coco, carissima. Quella, come va? Ci vediamo. Buongiorno, signora. Ciao, Danilo, come va? Ciao, Coco. Sei bellissimo. Vorrei parlarti un momento, ma da solo. Oh, guarda chi. È un po' bravo. Scusa, Allora, hai in casa un fenomeno, tre invece di due. Chi? Quel canarita lì che mi hai mandato. Michele, come sarebbe a dire? Ma perché, scusa, non ti ha detto niente? No. Come un vero Colleone, un rarissimo caso di triorchismo, mai visto se non in letteratura. Ah, sì, è come se non bastasse. Fate ridere anche noi. Ma che lo state difendendo? Cosa state parlando? No, segreto come... No, sono dai. Un segreto. Che cosa ti ha detto, Lanzini? Pare che il nostro Michele sia proprio un super dotato. Ma in che senso? Nel senso, insomma, che pare che ce n'ha tre. Ma tre cose? Che tre come sta, signora? Ma come va? Sta bene? Ma il loro cameriere, se te lo dico io, ci puoi credere, è un caso speciale. L'ha visitato mio marito, triorchismo si chiama. Come quello del Colleoni? Proprio così. E se non bastasse, sembra anche che... Però... Davvero? Proprio così. Quando lo sa Cocò, sai come ci resta? Sarà contenta. Il trifoglio porta buono. Il segreto professionale, segreto professionale. Sembra che sia incredibile. Aspetta. Ciao, Cocò. E come ti va? Salve, Achille. Buongiorno. Ciao, ragazzi. Ciao, la sai l'ultima? No? È tornato il Colleone. Cosa significa? Il cameriere dei Granpugnani, il Mezzini, ha scoperto tre palline. Ma no. Mm? E com'è sto cameriere? E chi l'ha visto? La Cocò se lo tiene in casa come una bestia rara. Sfido io. E non è tutto, pare che... Però... Carla, Agnese, venite qua. La sapete la novità? Dai Granpugnani è arrivato Bartolomeo Colleoni.
Vengano a vedere, questa è la tomba di Medea Colleoni, figlia del grande Bartolomeo, morta in giovanissima età. Capolavoro di scultura dell'Amadeo. In basso, sul sarcofago, gli stemmi. A sinistra, quello celebre della famiglia Colleoni. Tutti lo conoscono. Si tratta chiaramente di tre testicoli piuttosto stilizzati. Voi forse saprete che Bartolomeo Colleoni ebbe da natura questo difetto. Insomma, difetto, se così si può chiamare. Le signore mi vogliono scusare, ma io penso che questo è un difetto che tutti vorrebbero avere. Per questa particolarità, il condottiero bergamasco prese il nome di Colleonus. Coglione. Chiedo scusa di nuovo, ma a quel tempo la parola non aveva significato menomante come oggi. Anzi, era motivo di grande orgoglio. Oh, ma allora è già cominciato, che peccato. Ah, è bravissima, signora, sentirai. L'ho fatta venire stamattina da Roma strappandola alla TV. Vuoi sederti lì, vicino alla porta? Sì, grazie. Ma dov'è questo fenomeno? Tu l'hai già visto? No, l'ha visto solo mio marito quando l'ha visitato. Dice che sembra un gatto. Ma senti, cara, dove li trovi così grossi i marroni? Naturalmente a Parigi. Io direi piuttosto in Sicilia. Ma... sai, Carla, i marroni sono come i tartufi. Qualche volta se ne trova uno fuori misura. Non è tanto la misura, è la quantità che Cocò è riuscita a trovare. Oh. Oh, scusami tanto, cara. E di che? Eopla! Ci vuole 20 anni a fare un cameriere finito. Ale, bravo Ambrogio, elegante e svelto come un ballerino. Ma sa che è molto talento. Sì, non è niente male, devo dire. Senti, Cocò, questo cameriere nuovo ce lo fai vedere o no? Ma che cos'è, un cameriere o un giardiniere? Magari è tutto fare. Curiosone come le battone, eh? Beh... Ambrogio? Signora? Fai venire il Michele, per favore. Subito. No. Uè, Michele, ti voglio in salone. A mia. A tia, a tia. Vai da su. Il Michele, il gatto e mele. Il Michele che fa i mele. Il Michele che fa i mele. Ma è tutta una balla, è uno scherzo del Mezzini, perché lui gli manca, no? È vero, la Gisa? Io un bestione così in casa lo terrei alla catena, come i tori. Vieni avanti, Michele. Signora. Agnese, lei ha le chiavi della macchina? Sì. Michele, è una Mercedes bianca. Li ha tirati fuori i bulbi? Certo, signora. Allora mettiglieli nel baule, la marchesa. Sì, signora. Servitore vostro. Però che alto per un siciliano. Sono quasi tutti ometti. Grandi o piccoli, come lavoratori te li raccomando. Io ne ho una trentina in fabbrica, brava gente, né? Ma senza iniziativa. Questo però ha veramente qualcosa in più. Beh, in quel senso. No, no, voglio dire che dà l'idea di funzionare bene. Come? Come uomo di fatica, si intende. Veramente Cocò lo ha preso come cameriere, vero cara? Chi, quell'infelice Limo fa mi piacere. Se qualcuno riesce a farne un cameriere, io mi faccio monaco. Se la Cocò si contenta, non vedo perché. Vuoi vedere che se mi ci metto, in un mese lo faccio diventare meglio dell'Ambrogio? Da retta a me, che di manodopera me ne intendo. Con quella roba lì ci puoi lavorare su un anno e non ottieni niente. Lascia perdere. Sono sporchi, pigri e analfabeti. Invece la Cocò ha ragione, è sempre la padrona che si fa il suo cameriere. Certo, è solo lei. Thank you.
Ma no, più lento. E più dritto anche, per favore. Ecco, così. No, non troppo, su, più disinvolto, più sciolto. Ma che fai? Ti ho detto, sempre da sinistra, Michele. Sì, signor. Scusate, signor. Senti, Michele Cannaritta, se io perdo il tempo con te per insegnarti, è perché in cambio voglio della soddisfazione, capito? Sì, signora. E tu me la devi dare. Certo, signora. Fa conto che io abbia finito, togli tutto. Sì. Ti ho detto, togli il piatto da destra e rimettilo da sinistra. Vero, eh. Ecco, da sinistra. Fa un po' vedere. Ma le unghie sono... E allora te la fai due volte al giorno? Due, cioè, quattro volte al giorno me la faccio, signora. Tutto scorticato, sogno. Tre, quattro. 44. 4444. Allora, ripeti con me. Il treno è arrivato da Trapani, signora. Il treno è arrivato da Trapani, signora. Alle 4:33 per servirla. Bravo. Bravissimo. E dei baffi non mi dice niente. Stai molto meglio, Michele. Grazie. Visto come si è comportato oggi? Chi? Il dollaro? Ma no, il Michele. Con 8 persone a tavola? Finché c'è l'altro è facile. Voglio vedere come se la cava quando va via l'Ambrogio, il tuo Colleoni. Sa neanche guidare la macchina, quel mulato lì. Imparerà subito anche quello. Sai cosa ti dico? Che i fenomeni sono fenomeni in tutto. Non fai tempo a fargli vedere una cosa che lui l'ha già imparata. Ma perché sono come delle scimmie quelli, sono dei randutani. Sai, Achille, che tutte le nostre amiche, ma dico tutte, la Carla, la Ersilia, persino quel cattorcetto dell'Agnese, non fanno altro che pensare a lui. Al dollaro? O al Marco? Ma no, al Michele, stupidone. Quella, sarà mica un mandrillo, quel pirla lì. Abituati a fare le curve. E tieni leggero il volante. Stai mica sul somaro del tuo paese. Guarda che mi incazzo. Dritto così, rallenta, frena, frena! Non l'avevi mica vista la fontana, eh? Avanti, testone, marcia indietro! Dritto! Corri, fesso, non senti che ti dice la signora. Povero Michele, siediti, fa vedere a me. Colpa di quel cornuto fu. Prova a rilassarti, eh? Lo vide che ci infilai la prima, invece della marcia indietro, sto orecchione. Ti sei spaventato? No, per me, per la macchina. È inutile, signora, mi dispiace, non imparerò mai a guidarla. Imparerai, vedrai. Oh! Ma lo sai, Michele, che sei proprio come i negri? Quando imparano diventano subito dei campioni. Sono molto soddisfatta. In poco tempo hai fatto un cambiamento incredibile. E chi è che chiede strada? Ma piantala, Giorgio! Signora, scusi se mi permetto, ma sti minchia di merletti parlanti perché non li regala tutti? Veramente caro. Questo è il più chiacchierone, non sta mai zitto. Parla davvero quel coso lì? Ma di che razza è? Cornacchia. Caro Agnese, credo proprio di averti portato il cielo sbagliato. No, signore, è quello giusto. È stato Ambrogio a insegnargli queste cose. Sbagliato o giusto, a me piace moltissimo. Non solo parla, ma è anche spiritoso. Credo proprio che non ami gli scherzi. Deve essere un uomo sensibilissimo. Ma come hai fatto a trasformarlo così? Ah, ma lui sai che impara tutto facilmente. Mio marito dice che è un caso rarissimo. Lo sta studiando per parlarne in un congresso a Milano. Oh, non ci faranno mica gli esperimenti. Adesso che è diventato così bello. Per me è una disgrazia. Sarà anche un disgraziato, però. Perché disgrazia? Io direi che ha avuto una grazia. Un dono di natura. Senti, Coco, avevi ragione tu su quel tipo. Perché adesso non lo dai a me? Ne farei qualcosa di più di un semplice autista. Ho la fabbrica piena di meridionali. Un tipo così me li terrebbe come tante pecore, lo sento. Me ne rendo conto. Peccato che va benissimo anche per noi. Ti trovi bene con noi, Michele? Certo, signora, benissimo.
E sei contento? Naturalmente, signora. Anch'io, Michele, sono molto contenta. Hai portato un calore in casa nostra, sai, un'atmosfera che non c'era mai stata. Troppo buona, signora, troppo buona. Sei così vero, Michele, così autentico. Se ne è accorta anche lei, signora, che Ambrogio era falso, eh? Vuoi fermarti un momento, per favore? Subito, signora. Da dove vieni? Achille! Ciao! Ciao! Dove sei stata? Da Trescorie, alla festa d'Agnese. Ah. Sai, c'erano tutte le nostre amiche. Ah, sì, Ognuna col suo regalo. Ah, ognuna col suo regalo. E chi c'era? C'era la Carla, la Giovanna, Paola. Paola, la conosci? Come no, tutte. E tu cosa ci hai portato? Beh, io le ho regalato un merlo. Ah, sì? Gli hai regalato un merlo? Quale? Giorgio. Ah, il maschio più bello del nostro allevamento. Beh, se per questo quello che abbiamo in casa è ancora meglio. L'uccello che abbiamo in casa è ancora meglio secondo te. Bene. E ha parlato? E come non ha parlato? Ha detto Michele Fro... Buonasera, ingegnere. Ciao, caro. Allora, Michele, ti trovi bene qui a Bergamo, eh? No, insomma, voglio dire, sei contento di stare qui in casa da noi, a tutto servizio. Certo, ingegnere. E anche noi siamo contenti. Vero, Cocò? Contentissimi, caro, certo. Bontà vostra, signori. Bravo ragazzo. Un po' timido, forse. Sì, ma è meglio così, no? Almeno è uno che sa stare al suo posto. Comincia a piacermi. Ha delle dimensioni veramente imponenti per un aliante. È stupendo, sai Carla? Ti hanno già fatto il collaudo? Lo faccio io. Adesso ho scoperto che cosa te ne fai di tutti i soldi che guadagni, Carletta. Cara la mia Ersilia, la bellezza dura poco, è la grana che non tramonta mai. Lo porti pure sulla linea di volo, vengo subito. Cafona arricchita, centauro, mezza donna e mezzo commendatore. Ci vorrebbe un bel cavaliere per montare quel centauro lì. Io bene. E tu? Benissimo. Vieni, Michele. Buongiorno, signora contessa. Marchesa, prego. Da contrappeso. Io? Lei. Ma io veramente avrei da fare. Ma che uomo è lei? Non avrà mica paura, né? No, non ho paura, è che se i miei padroni tornano e non mi trovano. Ma noi torniamo prima. È una prova di decollo e atterraggio. Si sieda accanto a me. Salga. Non mi faccia perdere tempo. Forza! Suo agio. Ma non lo dovevi collaudare te quell'aereo lì? Hai visto che bello il nuovo Caproni della casa? Ci si sta sdraiati come in un letto a due piazze. Sono i suoi padroni quelli, ne? Già, proprio loro. Ma che ci sta lì nel letto a due piazze con la Carla?
Il Michele. Ma come sei andato a fare di sopra? Si tenga forte, Michele. Proviamo. Mi faccia scendere, la prego. Prendi la cloche. Quella là. Coraggio. Ecco così. Con tutte e due le mani. Che fa, mi lascia solo? Come mi batte il cuore. Senti? Il rischio mi eccita, sai. Quando è il tuo giorno libero? Giovedì. Allora giovedì ti aspetto in fabbrica a mezzogiorno. Basta volerlo, caro Michele. Ma cosa ti è venuto in mente, Carlo? Di fargli fare un voletto, perché è proprio simpatico il vostro Michele. Grazie. E poi non ho avuto neanche paura. Se me lo prestate, in 4 settimane gli faccio prendere il brevetto. Brevetto di che? Perché? Sei solo tu capace di istruirlo. A giudicare dai progressi, direi di sì. Bravo, Michele. Ti piace salire in alto, eh? Gradisco. Però cerca di farlo nel tuo giorno di riposo, non quando sei di servizio. Io e te. Soli. Bene, domani sarò a casa per l'ora di cena. Divertiti a Milano, ma mi raccomando, torna prima di notte. No, siccome potrebbe venire giù la nebbia, allora non sto tranquillo. Non stare in pensiero. Faccio un salto dal parrucchiere, vado dalla sarta e nel pomeriggio sono già a casa. Benissimo. Arrivederla, ingegnere. Ciao, Michele. Mi raccomando, vai piano, eh? Non si preoccupi. Vuole che la venga a prendere domani? No. No, casomai il telefono. Auguri di buon viaggio. Ciao. Lì in quel bar si faccia dare un sandwich e si tenga pure il resto. Ne vuole uno anche lei? Grazie. Non è il momento, vero? Stasera mi tocca mangiare un tè. Perché?
Con l'inclient che fa l'appostamento fuori dal ristorante. Ma che cos'è, la questura? Pazienza, caro signore. Lei pensi alle corna sue, è vero? Che le mie ci penso io. Donna Cacciata del Giardino mi aspetti lì. Corri, corri! Michele! Anche lui, hai visto? Ma perché non li butti, sti uccellacci? Con questo qui, chi l'è? Veramente la signora mi ha detto... Fuori, che... fuori, nelle ore di lavoro niente rompiballe in fabbrica. Lasci passare, Bestetti, è per me, ho dato io l'ordine. Va bene, signora, provvedo subito. Mi scusi se mi sono permesso, ma non sapevo, abbia pazienza. Sì, sì, ho visto, adesso piantatela di zampettare. È permesso? Ah, avanti, avanti, si accomodi, Michele, vengo subito. No! No, no, non va. E con la concorrenza che ci fa la Imes, poi. E voi pure come indossate. Aprire, aprire, scoprirsi. Ci vuole più civetteria, figliuole. Tu i pantaloni, più scese, deve scoprire il culetto. A Parigi si dice chiappe al freddo, uomo al caldo. Se non lo sai, cambia mestiere. E questo décolleté, così ti sta troppo alto, più aperto, più negligé. Deve suscitare interesse in chi ti guarda. Ti aspettavo, Michele. Veramente non volevo venire. E perché? La mia signora me l'ha proibito. Non gli avrei mica detto che venivi qui. No, mi ha detto soltanto di stare alla larga dalle sue amiche. E soprattutto da lei. Puttana. Questo è solo un reparto. Ci sono 1700 operai in tutta la fabbrica. E di fabbriche ne ho 37 in tutta l'Italia, oltre alla centrale a Torino. Questa è un'industria che rende oro, non come quella dei tuoi padroni, che va avanti a sovvenzioni statali. E adesso sono pure costretti a fare la fusione con gli americani. Io invece la fusione la faccio con te. Ma io soldi non ce n'ho. Ma voilà, stupid. I soldi li ho io. A me mi occorre un uomo. Un uomo come te, Michele. Pensaci. C'è nessuno? Vuole papà? Vado a chiamarlo. Sola sei? Sola. E come ti chiami? Concetta. Quanti anni hai? 16.
Beh, a portarti l'ultimo mensile venni. Tutto. Però me ne voglio andare da questo impiego, sono stufo di fare il servo. Che ci avresti di meglio? Forse. Brutta figura mi fai fare. Garantii io per te. Ma che, non può cambiare uno allora? Guarda che finirà che non trovi più un buco. O tu proprio buchi vai cercando. Comunque, stato accorto e tieniti lontano da mia figlia. Lo vedi a chi sto? Chi sto io, Licca Sapone. Prima di essere barbiere, sana porcita fui. Castra porcelli, porci, asini, cavalli, montone. Non te lo disse, Don Ciccio? No. Beh, te lo dice Danuzzo Fichera, sana porcita. Amico, questi discorsi a Cannaritto Michele non si fanno. O chi li fa, se ne pende. Hai capito che se ne pende? Questa volta te l'ho ficcato nel taschino. La prossima volta, hai capito dove te lo ficco? Salutiamo, Concettina! È chiaramente una cista del funicolo. O un tumore. Anche per me. Aspettiamo comunque l'illuminato giudizio del professor Godet. Per me è fior di coglione. È un caso di triorchismo. Ricordatevi il colleone. Poi c'è il testo del Manfrini che ne cita parecchi. D'altra parte c'è qui il nostro professor Mezzini. Egli ha raccolto l'anamnesi e potrà quindi illustrarci perfettamente il caso in esame. Col permesso del professor Godet, presidente del congresso, ascoltiamone la relazione. Professore, lasciatemi la parola. Professor Mezzini, il comportamento sessuale di questo individuo è normale oppure no? Ah, la cuffia. Illustri colleghi, per quello che mi riguarda, intendo dire per quanto riguarda la documentazione, il soggetto è anormale in eccesso sia nelle proporzioni dell'apparato genitale che nel comportamento sessuale, particolarmente attivo fin dalla prima infanzia. Le informazioni del luogo di origine parlano di violenza carnale, atti di libidine sia nella sfera umana che in quella animale. Oserei dire che nel triorchismo congenito così giustamente rilevato dal nostro illustre professor Godet, che ci ha onorato della sua diagnosi, si innesta e insorge una chiara forma di priapismo atipico. Rivestiti pure e aspettami giù all'ingresso. Davanti a queste risultanze concluderei, salvo autopsia in caso di decesso, che si tratta di un triorchide con sviluppo iperbolico. Passiamo alla discussione dando la parola al professor Salunga. Michele! Michele, com'è andata? Bene, ho finito, signora. Un congressone che non le dico, ce n'erano di tutti i colori neri. Qui non posso stare, il parcheggio dei congressisti è dall'altra parte. Ma devo aspettare mio marito. Se è per poco, s'accomodi. Bene, grazie. Monta su, Michele. Senti, ce ne avrà per molto mio marito? Non lo so, signora, aveva appena cominciato a parlare. E così, Michele, com'è andata la visita? Bene, signora, pare che sono un fenomeno. Mi hanno fatto pure la fotografia. Allora che hanno detto? Che c'hai? Non glielo posso dire, se lo faccia spiegare da suo marito. Figuriamoci, quello non mi dice mai niente. Non hai mica malattie. Merigi, il professor Salunga e proseguire. Amici come prima, Mezzini. Può scherzare, non staremo mica a litigare per un coglione in più, almeno. No, il mondo è pieno di coglioni. Il dottore. Accidenti, sul più bello. È molto che aspetti, cara? Soltanto 10 minuti. Hai fatto tutto a Milano? Tutto. Beh, mi hanno fatto tanti di quei complimenti. Dove l'hai scovato, come hai fatto a scoprirlo, che occhio clinico. Certo, sono cose che fa piacere. Allora, la deformazione patologica. Ah, direi di sì. Dottore, sono malato. No, no. Non è che mi fanno nell'ordine il dottore. Thank you.
Michele, la mazza. Ma guarda come stanno bene insieme quei due. Sembrano fatti l'uno per l'altra. Vero, Agnese? Io tanta confidenza a un cameriere non gliela darei. Oh, cara, c'è cameriere e cameriere. Michele. Eh? Ma lo sai che ha una testa stupenda lei? Un profilo rapace, da condottiero arabo. Da Colleoni? Voglio farle un ritratto, Michele. A me? Sì, proprio a lei. Venga a trovarmi domani allo studio. Cominceremo con qualche schizzo. Vedrai che un giorno o l'altro ce lo portano via. Per me? Venerdì vado giù a Roma. Queste fusioni vanno seguite da vicino. Allora, ti interessano le fabbriche, le industrie o le industrialesse? E quell'altra ritardata della Giusi, che cosa ti diceva? Che vuol farti ritratto, vero? Rispondi. Avanti, che cosa ti diceva? Ti ordino di rispondere. No, diceva che era stanca, che s'annoiava al golf, gioco stupido. Con quella mazza fina fina, con quelle palline di gomma. Guarda che quelle porche ti vogliono solo per prenderti in giro dopo. Ma non ti rendi conto che stai diventando lo zimbello di tutta la città? Guarda che come io ti ho fatto, io ti distruggo, sai? E piantala con questa pompa, mi stai a sentire sì o no? Cosa ci fai con quelle melanzane lì? Devo prendere altro frutto, signora Marchesa. Non basta così, tu vuoi pure la macchina? La caponata, signora Marchesa. Specialità siciliana, Si prendono le melanzane, si affettano, un cerasello, uno spicchio d'aglio, quattro pomodori freschi e forse anche del rosmarino. E un cucchiaio d'olio d'oliva. È essenziale. Poi metto in cucina e me la faccio da me con le mie mani, la caponatina. Voi le cose buone qui non le conoscete. Vieni a farla da me, la caponata, domani che è giovedì. Non sei di riposo? Sì, signora Marchesa. La melanzana la porto io. Ecco il suo mazzetto. Concettina, Concettina, vuoi che ti accompagni? Non ti fare pregare, Concettina. Tu non perdere tempo, avanti. Dai, che non ci vede nessuno. Sali. Aspetta un momento, Federico. Dai. Ti accompagno fino alla funicolare. Avanti, monta, su. Andiamo a casa, Federico. Poi saremo uniti per sempre, Concettina. Si è caricato una ragazzina sulla tua mini. Sì, sono sicura, li ho visti. Zitto, Giorgio.
Ma no, dico, ragazzina per dire. Avrà avuto 16, 18 anni. Una di queste puttanelle. Però bella, sai, alta, formosa. Oh, senti, quello che fa Michele fuori casa non mi interessa. Michele può fare quello che vuole. Non è né mio fratello né mio cugino. È solo mio cameriere. Perciò piantiamola. Ah, no, no, non mi sono mica offesa, anzi. È solo che da un po' di tempo a questa parte vi divertite tutte come delle pazze a rompermi le scatole con questa storia. Che fu? Che t'hanno fatto? Niente. Niente. Ehi, Concetti. Che è successo, eh? Dillo, mamma, dillo, che è successo? Concetti, che t'hanno fatto? Che t'hanno fatto? Dillo. Cufu. Michele. C'è nessuno? Madonna, mi ci successo. Disgrazia. Saluto, saluto, figlio, saluto, saluto. Madonna. Cosa di donne, pace? Col contropelo. Col contropelo. Va via, sai? Fuori da questa casa! Non voglio vederti mai più! Va via! Bacio le mani! Mi è peretta qui. Michele! E questa? Questa non è roba mia. Tenetevela. È buona lana. Arribacio le mani. Michele. Michele, dove vai? Cacciato fui. Cacciato. Peccato. Non ne potevo più, Achille. Non ne potevo proprio più. Ma perché si andava così bene? Ma per tutte andava bene, capisci? Per tutte. Povera Cocò. Ti capisco, sai. Altro che se ti grazie. Non dovevi. Allora come la mettiamo? Aspetto sempre la tua risposta. Sposi, ripari? Ma che siamo, a Trapani o a Caltanissetta? Ah, amico, qui siamo all'estero, qui al massimo si paga. Ma io a te non ti pago perché di tua figlia nemmeno l'odore ho sentito. Cercalo che è stato. Ah sì? E io devo mettere all'occhiello il tuo trifoglio con tutto il gambo. Brava, brava. Una caponata fatta a regola d'arte. Grazie, signore. Proprio come stare qua. Vedi, Michele, tu qui saresti il padrone e dopo un po' di tempo tutto finirebbe in mano tua, compresa la tenuta agricola, 700 ettari, 80 capi di bestiame, senza contare i maiali, i polli, i conigli e poi tutto il resto, le macchine agricole, i rustici e i liquidi, che sono tanti, perché poi io ti sposerei. Io voglio un marito, non solo un maschio. Giusto. Questo si chiama parlare. Vada via a te. Vada via a te. Quando la butto in eccesso quella bestiaccia lì. Vada via a te. Vada via a te. Agnesuccia. Dopo. Andiamo di sopra, eh? No. Io questa notte ho dormito male. Sono troppo stanca. Domani, Michele. Vengo io a casa tua. Agnese, cosa mi darai domani? Eh.
Oppla! Un mese fa, da Gran Pugnani, ho fatto la caponata. La marchesa, che era lì da loro, mi fa: Michele, perché non mi insegni la caponata? Non fare l'imbecille. Non stai mica parlando con Cocò. Allora sono questi i paesani che vai a trovare il sabato, eh? Io... Dopodomani consegni le chiavi di casa all'amministratore e la macchina a Bestetti. E adesso vattene. Sparisci. Cosa dite dei miei quadri? Un colore così sofferto. Per me c'è un'idea ricorrente. A proposito, Carla, ma è vero che l'hai licenziato anche tu quel Michele lì? L'ho sbattuto fuori come un cane. Era quello che si meritava. Ma perché? Cosa ti ha fatto? Ma niente, un cretino. Si stava urtando con tutti quelli della fabbrica. L'avevo giudicato bene la prima volta, ignorante e presuntuoso. Si era messo in testa chissà cosa. Tu però te lo sei preso, eh? Era venuto lui a pregarmi. L'ho sempre detto io. Era un bifolco, un cafone, perciò non meritava l'importanza che gli avete dato un po' tutti. Certi individui vanno tenuti ai margini. Quando cominciano a entrare nelle case... Lo so, ma guarda, con le difficoltà che ci sono oggi per il servizio, non si può mica stare tanto a vedere chi entra e chi non entra, sai. Bisogna vedere quale servizio. Pure, tra me e mio marito non ci sono misteri. Allora, che cosa ti è capitato? Donna Agnese è morta. Mi dispiace. A casa, nel mio letto. E perché sei venuto qua? Vede, io... Mi lasci parlare, signora, la prego. Le dirò tutto. Va bene, ma sbrigati, avanti. Quando ho capito che era morta, persi la testa. La rivestì e la caricai nella sua macchina. A un paio di chilometri da casa mia la lasciai. Ma non l'hai mica uccisa tu, Spiro? Mi chiamati, no, no, no. È morta così. Non me ne sono nemmeno accorto. E allora, cos'è che vuoi da noi adesso? Fichera mi vide. Era un pezzo che mi appostava. Sfido io. Gli hai rovinato la figlia. Quello lì ti manda dritto in galera e ti sta bene. Anzi, benissimo. Guarda, certe cose si pagano. In nome della Madonna addolorata. Aiutatemi, non mi abbandonate. Voi che potete tutte, aiutatemi, vi prego. Non voglio andare in galera, vi supplico. Me lo disse Fichera. Uccide più la minchia che la spada. Aiutatemi, vi imploro, sarò il vostro schiavo per tutta la vita. Vedrete, vedrete. Sarò buono e bravo. Sarò infaticabile, ve lo giuro. Tiratemi fuori da stimpiccio, ingegnere.
Michele, ti voglio aiutare. Ma come farai? Lo sanno tutti, scusa, che era l'amante della povera Agnese. Non fa niente. L'importante è tacitare il Fichera, subito, prima che parli. E poi un alibi non è difficile da trovarlo. Già. Basterebbe, per esempio, dire che lo abbiamo riassunto ieri e che questa notte ha dormito qui da noi. In fondo, se non l'ha ammazzata lui. E questo si saprà subito, sai? No, non l'ho ammazzata io. Giuro, è stato un incidente. Sul lavoro? È la prima volta che viene a radersi qui da me. Quale onore! Voi avete una bella figlia di 16 anni, vero? Purtroppo. Lo so. Sono disgrazie che bisogna riparare. Come si può. E come se può? Caro Fichera, voi lo sapete meglio di me. Qui non siamo in Sicilia, vero? Se la ragazza trovasse un buon marito, un buon giovane serio, con una buona posizione, uno di qui. E come lo trova? Beh, con una bella dote. Con una casettina bene arredata. Con un corredino appropriato. Insomma, caro, con tutte quelle cose che servono a mettere su una famigliola come si deve. Ma scusi... E se poi questo ragazzo non avesse un buon impiego, ce lo troviamo noi, vero? E così tutto va a posto, caro Fichera mio. E tutto questo lo fareste voi? A un patto. Quale? Che vi dimentichiate completamente di Michele Cannaretta. E l'onore di Tanuzzo Fichera, dove lo mettiamo? Lo mettiamo in banca, insieme con i soldi. Voi siete un uomo giusto, caro ingegnere. Voi avete capito il cuore di un padre. Gervaso, fammi vedere il cuore. Eh sì, morte naturale da infarto. All'esame obiettivo poi nulla a carico degli altri organi. Il cutaneo è intatto, la defunta non ha subito nessuna violenza. Sono evidenti le tracce di un rapporto sessuale prolungato, probabilmente ripetuto e precedente al decesso della povera Marchesa. Caro Cimetta, anche qui è passato con Leoni. Stavolta voglio vedere come se la cava, deve raccontarmi tutto. Le giuro che non ne so niente, giudice mio. Ma perché non mi vuole credere? Ce l'ho detto, l'ultima volta che la vidi fu il giorno prima nella villa di Trescorie. Ne sei proprio sicuro? Glielo giuro, giudice mio, glielo giuro. E questo è stato trovato in casa tua? Casa tua, per modo di dire, vero? Lo dimenticò la signora Marchesa dalla settimana scorsa. Sì, la settimana... E le impronte digitali sul volante della sua macchina? Chi ce le ha lasciate? Io? Fu in quell'occasione che mi fece guidare la macchina. Mi voleva come autista anche lei. Ma smettila di mentire, lo sa tutta la città chi sei. Ci hai provato con tutte. Ma tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. E questa volta ce l'hai lasciato lo zampone. Eccellenza, ma lei ce l'ha con me. Chiunque immuta artificiosamente il cadavere, la sua posizione, articolo 347 codice penale. Amico, dimmi dove eri la notte di sabato. Avanti, parla. Ma a casa Granpugnani. Sono stato riassunto proprio quel pomeriggio. Glielo chiedo all'ingegnere Granpugnani e alla sua signora. Vedrà che ci risponderanno. Allora c'hai l'alibi. Già, siamo a posto. Il Cimetta mi ha detto che la pratica ormai è passata virtualmente all'archivio sotto la voce atti relativi alla morte, aspetta, com'è che ha detto? Accidentale della Maria Agnese Buonafessa, Marchesa di Trescorie. E il Fichera, sei riuscito a sistemarlo poi? Naturalmente, ci do 1.000.000 all'anno, gli darò per 10 anni. Anzi, gli do per 5, poi lo faccio mandare al filicù di quel mafiosaccio lì, così siamo tutti più tranquilli. Vero, Michele? Vada via anche! Addietro, sorella! No, dico, ma guarda che sono diventati di un'insolenza questi Melli, impossibili, che poi menano anche gramo i Melli, sai? Hai visto la fine che ha fatto fare quella povera Agnese? Ma cosa fai? Mi sporchi tutto, ma... Scusi, ingegnere. Ma cos'è che pensi? Ma dove c'hai la testa? Dove c'hai la testa? Non so io. Io domani vado a Roma, perché oramai la fusione praticamente è avvenuta, e allora... Così me la guardo un po' da vicino, la fusione. Eh.
Dove te ne vai a quest'ora? Me ne vado. Torno in Sicilia. Bene, così laggiù ti fanno quello che non ti ho fatto io. Zac! Non me ne importa niente. Tanto ormai. Come sarebbe a dire? Sarà stato lo spavento di quella notte. La vostra maledizione è una fattura. Fatta che Cannaretta non è più uomo. Ah, pure questo ti capitò, figlio da cane. Beh, senti, per quello che mi hai fatto, non ti dovrei aiutare. Ma finché era generoso, eh. E sai che ti dice? Salda il conto. Sposata a Concettina, ora c'è la dote. E non è più una qualunque. Ma come? Così ridotto? Cose passeggere sono, credi a me, cose passeggere. Torna al sangue tuo siciliano e vedrai che tutto risorge. Prego, padre. Tutto risorge, vero padre? Tutto risorge, figlio. Ragazzo! Thank you.